Eder. Mech. Pallister. Per il mio assistito, rilevo che con grande onestà, parlando dell'occultamento del corpo, lui aveva detto di averlo toccato, seppur quando la povera ragazza era già morta. Mi sembra più significativo che si ritenga possibile un ventaglio di ipotesi molto ampio, cioè che il responsabile sia stato anche una sola persona, un uomo o una donna, giovane o anche di una certa età. Penso che per causare la rottura dell'osso ioide bastino 7 secondi e che in pochi attimi in più si possa provocare lo stato di incoscienza, mentre la durata dell'agonia è imprevedibile, e che l'omicidio possa essere stato commesso in meno di un minuto e mezzo. Questi dati moltiplicano le possibili ipotesi sulle dinamiche del fatto. Riguardando le immagini dei filmati della mezzanotte del 30 aprile 2021, quando per circa 2 minuti Samin Abbas compare dall'obiettivo con la madre Nazia Shaen, in quel frangente potrebbe già essere avvenuto l'omicidio. La mia intima convinzione è che Samin sia stata uccisa dalla madre. Basti guardare le reazioni del padre Shabar Abbas rispetto a ciò che la telecamera non riprende, ma che lui vede. Rimando alle 2 ordinanze della corte d'assise, che ha detto che vi erano 2 soggetti indagabili, 2 parenti. Non vado oltre, non voglio spendermi su responsabilità certe. I giudici hanno però scritto che dovevano essere iscritti nel registro degli indagati e, verosimilmente, essere qui in nostra compagnia in quest'aula del tribunale. Uno di questi è significativamente irreperibile in Spagna. Ora aspetto che il perito sia ascoltato nella prossima udienza. Voglio sottolineare però che le pale ritenute compatibili non sono quelle delle famose immagini del 29 aprile 2021, quando si presume che i 3 imputati abbiano scavato la fossa dove mettere Samin. Rispetto a quelle, morfologicamente diverse, abbiamo le immagini sia di quando vengono prelevate sia di quando vengono riposte nel magazzino dell'azienda Bartoli. Dal mio punto di vista il movente è culturale, ed è il motivo di tanto interesse mediatico rispetto a questo processo. È un tema di assoluta novità sul piano giudiziario. È un quid novum nel diritto penale italiano che norme culturali possano determinare la realizzazione di reati. Abbiamo importato questo fenomeno insieme all'immigrazione, ed è un tema nuovo anche dal punto di vista sociale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.